Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Come state innanzitutto, visto che è un po' che non ci si vede? Bene, finalmente siamo giunti alla volta dell'ultima gara. E il campionato è finito e si concluderà con una gara che sarà piuttosto che strana, ambigua e particolare. Mi fa piacere che tutto questo sia accaduto nell'ultima gara, dove ormai era tutto più che perso, perché se fosse successo in una gara dove magari il campionato si poteva lì giocare, mi avrebbe un po' dato fastidio, quindi meno male così. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo direttamente nel vivo del video. Si arriva in griglia e non sappiamo ancora che gomme montare, o meglio, io l'ho già deciso, ma chi è insieme a me non sa ancora che cosa ho deciso, quindi abbiamo optato per il portare in griglia anche le gomme da asciutto, quindi vedremo se cambiarle o lasciarle. Ci sono tante persone dietro di me che guardano quello che farò io, quindi in base a quello che faremo noi faranno gli altri. Nell'outing lap è stato evidente che con le gomme slick si potrebbe andare molto in crisi qualora si dovesse andare fuori traiettoria, quindi ho optato per tenere le gomme da bagnato, ma il bello deve ancora venire. Le ho perse tutte, perché ce l'ho prese. Aspetta, ok. Gio, non parte! No! Questo invece è quello che dicevo prima, la parte particolare del video. La macchina non si accende, la batteria è scarica e non so perché. Purtroppo quest'anno questa batteria ci ha fatto dannare più e più volte. Sicuramente incomberò in una penalità perché sono partito a spinta e ce la prendiamo. Bomba, adesso dobbiamo soltanto martellare e andare via il più possibile per aspettarci la penalità che verrà.
saranno sicuramente quei 15 secondi di penalità che potrebbero toccarci, 10-15 secondi credo, quindi dobbiamo creare il margine giusto per non incombere in problemi poi una volta a fine gara. Infatti stiamo riuscendo a scappare come si deve, la strategia ha pagato bene e la gomma da bagnato funziona, è troppo morbida ma devo spremerla il più possibile adesso che posso, altrimenti più avanti gli andrà un po' fuori temperatura e sapete meglio di me che se la gomma da bagnato va fuori temperatura non c'è più nulla da fare, quindi sfruttiamola ora che va bene. Sapevo che mi aspettava una penalità, ma non a questi livelli. Insomma, anche meno ragazzi, un drive-thru perdo un minuto. Vabbè, facciamo un drive-thru. Adesso giro avvelenato, niente, un minuto non lo recuperi. Che palle!
cercare di perdere il meno tempo possibile nella pit lane. Il problema è che il limite è di 60 orari e non devo assolutamente oltrepassarlo. La pit lane è lunghissima e è la più lunga di tutto il campionato, dove si perdono 40 secondi solo di pit lane. Quindi dovrò soltanto cercare di riparare i danni e mantenermi sui 60 orari precisi spaccati. Dovrei essere in nona o decima posizione, non riesco a capire. Qui davanti ho piloti che indicativamente si piazzano intorno a quelle posizioni, quindi devo soltanto che martellare e sperare in una safety car o qualcos'altro, però ci credo poco, devo soltanto martellare come un matto. Era arrivata, ma insieme alla safety car è arrivata anche la mia gomma. No, non va proprio più la gomma e non c'è più verso di guidare la macchina come si deve. Purtroppo si è scaldata decisamente tanto e ecco i risultati, stanno andando in crisi.
Sassaro finita e persa. Tanto di cappello per Rodolfo, che è stato veramente in gamba, ha difeso con i denti stretti la sua posizione e mi sono divertito, quindi l'importante è questo. Ormai il campionato era finito, quindi rischiare l'impossibile non ne valeva assolutamente la pena. Questa gara e questo video finisce qui. Io sono certo di riuscirvi a portare qualche altro video su questo canale prima dell'inizio del campionato. Adesso la macchina è a Reggio Emilia per l'aggiornamento e la andremo a riprendere prossima settimana, se tutto va come deve ovviamente. Ma io voglio presentarvi anche un'altra anteprima per il prossimo campionato, che non sarà solo quella del motore. Amici miei, io dal prossimo anno utilizzerò Levi, la GoPro Max. È una cosa che volevo prendere e sicuramente sarà un po' più rognosa da montare il video e quant'altro, però sono certo che in grafica e in soluzione finale pratica ne varrà la pena. Amici, ancora una volta questo video finisce qui, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!